Buongiorno cari genitori, sono Teresa, educatrice dell'asilo nido Giovanni Sant'Angelo. Oggi vorrei proporvi un'idea per far giocare i vostri piccoli con l'acqua, perché questa proposta gioco è con l'acqua, l'elemento acqua. Ai bambini piace tanto giocare con l'acqua, si divertono tantissimo. Quindi organizzeremo un piccolo mare e adesso vi dirò come realizzarlo. Naturalmente saranno i vostri piccoli a realizzarlo, però voi contribuirete ad organizzare questo mare con loro. Naturalmente dovreste predisporre uno spazio dove poter mettere tutti gli elementi che servono per questa proposta gioco. Intanto un contenitore trasparente dove mettere dell'acqua e poi accanto mettere del materiale, degli elementi che si trovano nel mare. Elementi che ai bambini piacciono tantissimo, quindi l'acqua, loro cominceranno a giocare con l'acqua, ai bambini piace tantissimo. E poi far toccare gli altri elementi che si trovano nel mare, quelle pietruzze, sentirne il rumore, sentire la consistenza, vederne il colore, guardare i sassi, sentire anche la pesantezza, il peso dei sassi e vedere i colori dei sassi, c'è quello nero, bianco, tanti colori, alcuni sembrano anche delle pietre preziose. E le conchiglie, tante conchiglie, quelle che avete naturalmente in casa, e fategliele toccare, sentire anche la leggerezza delle conchiglie rispetto ai sassi e toccare la loro forma. E perché no? Anche sentire l'odore. Allora, dopo aver messo tutto il materiale a disposizione del bambino, sarà lui a creare il suo piccolo mare. Io ho creato il mio, certo non sarà bello come quello dei vostri piccoli, ma ho fatto un altro contenitore dove ho messo delle pietruzze, dei sassolini, delle conchiglie. E ho realizzato dei pesciolini disegnandoli prima e poi ritagliandoli su gomma crepe. Ho messo degli occhietti per renderli più simpatici e li faremo nuotare in questo piccolo mare. Così i bambini si divertiranno, aiuto, c'è uno squalo! Mettiamo anche una stella marina, mettiamo un polipetto. I bambini si divertiranno tantissimo a fare nuotare tutti questi pesciolini. Potranno inventare anche delle storie insieme a voi. Poi ho realizzato un altro piccolo mare in un contenitore, sempre pronto. Si può richiudere e conservarlo e utilizzarlo quando i bambini lo vorranno. E potranno mettere qui i loro pesciolini e farli giocare e giocare insieme a loro, farli nuotare. Mettiamo l'altro pesciolino, mettiamo un polipetto. E allora, speriamo che vi sia piaciuta questa attività. Adesso la maestra Francesca vi proporrà un'altra attività gioco per i bimbi. A dopo, andiamo tutti al mare tra un po'. Arrivederci, un bacio ai bimbi. Tra gli elementi naturali, l'acqua è l'elemento che maggiormente attrae i bambini, ma anche gli adulti. I bambini più piccoli sono attratti dall'acqua e ne sperimentano prima di tutto la sua conoscenza quando la vedono, ad esempio, ferma all'interno delle bacinelle. La vedono, la toccano, ne ascoltano il rumore e l'assaggiano. Con l'uso poi di piccoli contenitori di oggetti e di strumenti come tappi di sughero, conchiglie, mestoli, colini, il gioco con l'acqua assume aspetti sempre nuovi e curiosi e molto gioiosi e divertenti. Buongiorno cari genitori, sono Francesca dell'asilo nido Sant'Angelo e anche io adesso, come ha fatto la maestra Teresa, vorrei proporvi un'attività allegra e gioiosa che potete fare insieme ai vostri piccoli. Per prima cosa dovete procurarvi una bacinella al cui fondo io ho messo un sacchetto di plastica azzurra per simulare il colore del mare e dell'acqua già. A questa bacinella aggiungo delle conchiglie, una tartarughina, un polipetto e comincio a mettere i pesciolini, due pesciolini con i tappi di sughero, pesciolini rossi con cucchiaini, un polipetto, una medusa e dei piccoli pesciolini sempre fatti con la plastica delle bottiglie.
E perché no, anche dei tappi. Davanti questo piccolo mare aggiungerete a poco altra acqua, così i bambini potranno vedere, muovere i pesciolini, nuotare e sentire il rumore dell'acqua. Quando è tutto pronto, lasciateli liberi di fare quello che vogliono. I bambini per prima cosa toccheranno con le mani l'acqua, sono attirati e riusciranno a prendere, cercheranno di prendere i pesciolini. In un successivo momento potete fornire ai bambini degli attrezzi per iniziare la pesca. Potrebbe anche essere un retino, che è un colino da cucina, cui i bambini potrebbero prendere il primo pesciolino o anche altro tappo, o puoi lasciare tutto, o anche un semplice mestolo, verrà più difficile. Ecco qui, anche questo. Divertitevi insieme ai vostri bambini, aspettando di poter andare al mare. Andrà tutto bene? Un bacio.